Buongiorno a tutti dal telegiornale di Toscana TV. In apertura siamo a Firenze per parlare di due temi importanti. Oggi c'era la manifestazione per l'ambiente, per il pianeta, per la difesa del pianeta, ma ieri è stato presentato il piano industriale della ex GKN di Campi Bisenzio. Facciamo il punto, intanto ci colleghiamo con Chiara Valentini che si trova in Piazza Santissima Annunziata a Firenze, proprio perché stamattina c'è stata la manifestazione, i giovani hanno manifestato, ma è stata anche l'occasione per incontrare il collettivo, il sindacato che si sta occupando di GKN. Proprio domani, tra l'altro, ex GKN, continuiamo a dire così, però insomma, e domani tra l'altro saranno proprio insieme anche domani per una manifestazione. Intanto facciamo il punto e poi facciamo un passo indietro per parlare di questo piano industriale. Sì, Teresa, lo avevano annunciato in una conferenza stampa apposta, proprio i Fridays for Future, i ragazzi che combattono per il clima e gli operai dell'ex GKN. Sarebbero stati insieme stamani, giorno del sciopero per il clima, e domani, giorno della manifestazione per il lavoro, organizzata proprio dagli operai, dal collettivo di fabbrica dell'ex GKN. Naturalmente, la notizia, diciamo, che anche loro si aspettavano, perché ieri c'era stato l'incontro al MISE, era quella di vedere un piano industriale di questa nuova realtà aziendale che dovrà nascere e che li vedrà coinvolti anche proprio come lavoratori. Certo. Allora facciamo un passo indietro. Vediamo il servizio che fa il punto sul piano industriale e sui dubbi che già ci sono e che poi hai raccolto anche te questa mattina. Vediamo intanto il servizio. La società QF ex GKN di Campi Bisenzio ha presentato ieri al Ministero dello Sviluppo Economico il piano industriale elaborato in collaborazione col consorzio Iris. L'azienda andrebbe a realizzare macchinari elettrici per alcuni settori come il farmaceutico e il tessile. Riguardo all'occupazione, si spiega dalla Wilm, nel corso del 2022 tornerebbero a lavorare 120 dipendenti ex GKN più 40 assunzione rivolta a personale esterno. Nel corso del 2023 toccherebbe agli altri 210 lavoratori ex GKN più 70 assunzioni esterne. Si stimano 82 milioni di investimenti. Si tratta evidentemente, conclude il sindacato, di un progetto ambizioso che speriamo possa davvero riportare tutti i dipendenti al lavoro, ma i tempi pianificati sono già di per sé molto lunghi. Inoltre non c'è ancora evidenza di quali siano i partner che potrebbero entrare nell'azionariato di QF. Anche la FIOM ribadisce che è indispensabile che sia chiarita in tempi brevi l'identità degli investitori. Per la CGL l'incontro è stato un passaggio molto importante per l'attuazione dell'accordo quadro. Anche la FIM CISL chiede di ufficializzare il nuovo investitore. Per il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, è la strada giusta, ma l'attenzione deve restare alta. Per la salvezza è stato fatto un passo avanti importante, così il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Per la segretaria del PD regionale, Simona Bonafè, è un piano industriale serio, un ulteriore passo avanti. E intanto domani pomeriggio a Firenze la manifestazione nazionale Insorgiamo, promossa dal collettivo di fabbrica della ex GKN e da Friday for Future. Ecco Chiara, tu hai sentito stamani proprio le reazioni sia del collettivo di fabbrica che dei sindacati che erano presenti. Che cosa ti hanno detto? Sono guardinghi, Teresa. Del resto Dario Salvetti, portavoce dell'SRU delle ex GKN, lo aveva detto proprio qualche giorno fa. Sono riusciti a far chiudere una fabbrica che funzionava benissimo, con riferimento al 9 luglio famoso in cui arrivarono le mail di licenziamento della GKN. Figuriamoci quanto possa essere facile non far partire, non realizzare un piano industriale per una fabbrica che ancora non esiste, perché di fatto questo è ancora non esiste. Il problema che si pongono, soprattutto visto che gli investitori, non ci sarà solamente Borgomeo ma saranno anche altri, è chi sono i nomi sostanzialmente, i nomi e soprattutto la solvibilità di questi imprenditori che entreranno a far parte del nuovo progetto. Quindi questi soldi che servono, ci sono, chi li mette? È questa la domanda che si pongono sia Dario Salvetti che anche il segretario della FIOM Calò,
che abbiamo sentito, queste risposte le vogliono al più presto, entro lunedì. Ascoltiamoli. Presentato un piano industriale nelle sue linee essenziali, noi abbiamo chiesto urgentemente il comitato di proposta e di verifica, la convocazione di questo organismo, perché abbiamo fatto delle domande di approfondimento che sono essenziali sui nomi dei soggetti reindustrializzatori e sulla copertura finanziaria degli investimenti. Quindi questi sono i vostri dubbi, cioè chi mette i soldi e quanti? Abbiamo fatto delle domande, abbiamo diritto a delle risposte, esiste un livello in cui fare queste domande e pretendiamo che già da lunedì sia convocato. Se è possibile scendere, diciamo, nel dettaglio, insomma, quali sono i dubbi soprattutto sul tempo breve, perché ad aprile c'è una parte che è quella ingegneristica che dovrebbe già partire ed è una parte che tra l'altro, come dire, consta l'eccellenza di GKN, di quella che era GKN. I dubbi sono che vediamo un processo di logoramento delle competenze interne che contrasta con quello che è il piano anche a breve di rivalutazione delle competenze, ma esistono dei luoghi dove discutere questi dubbi, c'è la sede aziendale, c'è la sede territoriale con questo comitato di proposta di verifica che abbiamo strappato e vogliamo discuterli lì e vogliamo delle risposte. Dentro il comitato di proposta di verifica ci stanno tutti, le organizzazioni sindacali, noi, e le istituzioni e la proprietà. Poi la manifestazione di domani, altre ragioni, io darei importanza al fatto che oggi, 25-26, si sancisce che non esiste più contrapposizione tra questione ambientale e questione sociale. Luci, ombre, incertezze, qual è la reazione dopo ieri e questa presentazione di questo piano industriale? È un piano industriale dove ci hanno solo illustrato quali sono le linee guida, ora va aperto quel piano industriale, prima di tutto va conosciuto chi sono soggetti, soci del dottor Borgomeo o i player che intende utilizzare per rendere contezza a questo piano industriale. E prima di parlare della manifestazione di oggi, del clima e dell'ambiente, una notizia di servizio. Domani questa grande manifestazione dalle 14.30 alle 19 a Firenze nel pomeriggio. Ci sarà qualche disagio anche per il trasporto pubblico locale che potrebbe subire rallentamenti e deviazioni perché il percorso è molto lungo. Chiara, che cosa ti hanno detto i ragazzi stamattina proprio sul clima? Qual è la sensazione? C'è ancora ottimismo? Sperano nel possibile cambiamento e un rallentamento della devastazione che stiamo facendo a questa terra oppure no? Beh sì, intanto i ragazzi saranno domani alla manifestazione delle 14.30 dell'ex GKN, come dicevi tu, così come stamattina gli ex operai sfilavano dietro i ragazzi perché in prima fila c'erano loro. Quello che abbiamo notato stamattina rispetto ad altre manifestazioni dei Fridays for Future che ci sono state in passato, c'erano, lo ricordate, praticamente ogni venerdì, adesso invece sono 3 anni che non scendevano di nuovo in piazza, moltissimi i minorenni, tantissimi ragazzini veramente molto giovani, 14-16 anni, è stato quasi difficile trovare qualcuno da intervistare che fosse maggiorenne. Questa è una cosa che ci ha veramente colpito molto, la solita manifestazione comunque molto colorata, però possiamo dire che le cose sono davvero cambiate e non solamente perché c'è stata la pandemia di mezzo, ma perché in questo momento insieme all'effetto serra e l'effetto guerra che è entrato prepotentemente anche nelle loro dichiarazioni, nelle loro proteste, dicevi pessimismo, ottimismo, sicuramente sono molto arrabbiati, non ne fanno tanto una questione di pessimismo e ottimismo perché molto arrabbiati, soprattutto per esempio per le parole di Draghi di qualche giorno fa, lo ricorderete, che ha paventato anche l'ipotesi, come in realtà è stato fatto, di riaprire le centrali a carbone. Ecco, carbone è una parola che nemmeno vogliono sentire. Alle domande che abbiamo posto loro, se per esempio gli facesse più paura la guerra oppure la morte del pianeta, loro non fanno questa distinzione, è una paura che si aggiunge a un'altra, molti gli interventi anche contro il riarmo, le armi nucleari di cui sentono parlare e che combattono violentemente naturalmente da un punto di vista di toni, non certo di azioni, perché le manifestazioni loro sono sempre molto pacifiche, verbalmente, sono molto determinati, ecco, determinazione è sicuramente la parola chiave, hanno risposto compatti anche a Firenze, erano circa 1 migliaio stamani partiti da Santissima Annunziata che hanno sfilato poi per le vie del centro, circa 1 migliaio che hanno risposto appunto all'appello di Greta Thunberg che con un tweet aveva chiamato a raccontare
raccolta i giovani del mondo per combattere contro il pianeta. Sono moltissime i paesi che hanno risposto, circa 89 per 583 città in tutto il mondo, 70 in Italia, e appunto anche Firenze ha risposto con questa manifestazione che legava un po' la lotta per il cambiamento, contro il cambiamento climatico, a un forte pacifismo che contraddistingue questi ragazzi. E ora parliamo della nuova pista dell'aeroporto fiorentino di Peretola. Circa alcune settimane fa il parere favorevole, informale, di ENAC ha rimesso al centro del dibattito la nuova pista, 2200 metri, moderatamente obliqua. A questo ancora oggi il dibattito si apre anche all'interno del PD, perché il PD di Sesto Fiorentino, con il suo sindaco, il sindaco Falchi, è della sinistra, contraria comunque a una nuova pista per l'aeroporto di Firenze, di Peretola. Il sindaco Nardella dice: aspettiamo a vedere il nuovo progetto e poi ne parliamo. Il presidente Giani invece dice: dire no alla nuova pista vuol dire anche no alla tranvia che deve passare dal polo scientifico e quant'altro. Facciamo il punto con Rachele Campi, il servizio. Credo che il dialogo sia l'unica strada percorribile per dare a Firenze e alla Toscana un aeroporto nuovo con una pista nuova. Al sindaco di Firenze Dario Nardella non va di fare polemica, anche perché la realizzazione della nuova pista di Peretola è tema caldo ormai da anni. Un'ultima battuta piove dal Partito Democratico di Sesto Fiorentino, che torna all'attacco sul progetto già bocciato numerose volte dai comuni della Piana. Ci sono dei principi non negoziabili, tuona il PD di Sesto: la sostenibilità del modello ambientale e sociale del parco agricolo della Piana e l'integrità, la vivibilità e lo sviluppo futuro del polo scientifico. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani rispetta tutte le opinioni, ma dice: mi sembra di rivedere gli stessi comunicati stampa di 30 anni fa, segno che niente è cambiato, come le chiacchiere, dice Nardella. Perché il problema di fondo è che chiacchieriamo da anni, ma gli unici che pagano le conseguenze di un aeroporto inefficiente e inquinante sono i 30.000 abitanti di Brozzi, Quaracchi, in generale della zona di Rifredi, e anche le persone che lavorano o i turisti per i quali l'aeroporto è fondamentale. L'invito non è certo quello di creare ulteriori scontenti e malumori, ma quello di dialogare per trovare la migliore soluzione. Detto questo, invito tutti ad aprire una discussione con dati oggettivi in mano. Aspettiamo di vedere il progetto con la proposta di una pista nuova ma declinata a 2200 metri e poi apriamo il confronto. Su questo credo che ci sia una piena intesa non solo col Presidente della Regione Giani, ma anche con i sindaci della Piana e di Prato, con i quali ho un filo continuo di confronto che appunto non può che avvenire sul merito delle questioni e non solo sulle dichiarazioni. E sulla questione interviene anche il capogruppo dell'opposizione in Consiglio regionale di Forza Italia, Marco Stella, che dice: PD contro la pista e tomba per la Toscana, avvantaggia Bologna, e si chiede se il presidente Giani gli va bene affossare così le prospettive di sviluppo, oppure vuole decidersi in fretta e potenziare il Vespucci. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti, arrivederci.